Buongiorno a tutti amici, bentornati. Andiamo a fare le nostre previsioni settimanali per la settimana dal 12 di dicembre al 18 di dicembre. Puoi scegliere la tua tra due varianti e naturalmente puoi anche ascoltarle entrambe senza problemi. Quindi abbiamo la prima variante che ha la scatoletta oro, seconda variante ha la scatoletta lilla, rosa, viola. Ok? Useremo le carte che ho creato io e useremo le carte napoletane. Quindi settimana dal 12 dicembre al 18 di dicembre, partiamo subito con la scatoletta oro. Vediamo un po' cosa ci dicono le carte per questa settimana che sta per aprirsi. Allora, partiamo con le mie carte e andiamo a scoprire un po' insieme quelle che sono le energie, le previsioni per questa settimana. Dal 12 di dicembre per le persone che hanno scelto la scatoletta oro. Allora, ne prenderò sette. Fondo mazzo abbiamo una carta che mi fa pensare che c'è una situazione che abbiamo paura di cambiare. È come se probabilmente potrebbe esserci una sensazione che le cose non vanno avanti, una sensazione di fermo, o potremmo proprio noi aver paura a cambiare, che sia lavoro, che sia relazione, che sia un'amicizia. Però diciamo che in questa settimana potremmo aver paura del cambiamento o ancora non vedere un cambiamento, ma andiamo a vedere ancora. Allora, bene. Ok. Dunque, c'è un po' di rabbia verso qualcuno in questa. Allora, è una settimana colorata, oserei dire, nel senso che ci sono più emozioni durante questa settimana qui, ok? Allora, potrebbe esserci assolutamente per qualcuno un viaggio, uno spostamento, oppure un allontanarsi anche da una situazione, ok? Con questa carta, che come sai, se mi segui, è la carta del viaggio, dello spostamento, di andare da qualche parte, fare una piccola vacanza o proprio, come ho detto, allontanarsi da una situazione per un determinato periodo. Infatti qua mi si apre proprio la stesa con questa carta che mi parla anche della solitudine, quindi un po' il passare magari una serata davanti alla TV con una cioccolata calda. Comunque c'è la carta della solitudine, il fare un po' il punto della situazione. Poi abbiamo una carta che mi parla comunque di movimento, di viaggio, di spostamento o di un allontanarsi da una situazione per cosa? Per riprovare, per ritentare. Quindi qua si apre una porta, ci sarà una nuova opportunità durante questa settimana di riprovare a fare un qualcosa da sola o insieme a qualcuno. C'è un po' di ancora rabbia da lasciare andare. Qua vedo che potrebbero esserci dei silenzi, magari in campo lavorativo o in famiglia anche, però vedo che ci sono ancora delle situazioni che non si sono chiarite con questa carta capovolta. Poi abbiamo qualcosa che mi parla di affetto. Quindi potrebbe esserci una dimostrazione di affetto, potrebbe esserci della dolcezza durante questa settimana con questa carta. Anche tante intuizioni, vedo anche carte qui che mi parlano comunque del fatto che sei una persona intuitiva. E poi, allora, anche qui, secondo me è un po' simile alla stesa della settimana passata. È come se ci fosse ancora qualche dubbio a livello sentimentale o relazionale con una persona. Questo è quello che mi fanno vedere le carte. Quindi, per quel che riguarda le finanze, per quel che riguarda comunque il lavoro, la situazione è positiva. Sono
Se c'è invece ancora qualcuno con cui hai litigato, con cui c'è un silenzio o stai aspettando proprio una telefonata che tarda ad arrivare, ecco, questa situazione potrebbe sembrarti durante questa settimana un pochino ancora ferma, bloccata. Questo è quello che mi fanno vedere. Anche se ci sono dei piccoli spiragli, anche se c'è un'opportunità con questa carta che mi parla di una piccola opportunità, appunto, un qualcosa che comunque si apre, ok? E poi abbiamo la carta del viaggio. Spostamento, viaggio, qualcuno andrà da qualche parte oppure è proprio un allontanarsi da una situazione. Allora, vediamo ancora con le carte napoletane quello che vogliono dirti. Quindi qui c'è un po' di tutto, eh? C'è la solitudine, c'è la dolcezza, c'è il viaggio, c'è un qualcosa di buono per quel che riguarda il lavoro, ma c'è anche un po' di rabbia ancora da tenere sotto controllo. Probabilmente non abbiamo ancora chiarito con una persona. Allora, vediamo un po' le carte napoletane per la settimana che parte il 12 dicembre 2022. Allora, mi fanno vedere che c'è una persona, oltretutto, non per tutti, ma per tanti di voi, potrebbe essere una persona comunque in ambito lavorativo che tu incontri o vedi in ambito lavorativo, o una persona magari estremamente razionale, autoritaria, una persona che per lavoro potrebbe indossare una divisa, anche mi fanno vedere questo. Diciamo che qui si va avanti, ok? Le carte mi parlano comunque di energie positive, energie di felicità, nel senso che comunque ti vedo sorridente, ti vedo prenderti cura di te stessa, ti vedo attraente, eccetera, eccetera. Qui secondo me tanti aspettano un po' un ritorno o un chiarimento da una persona, però in campo relazionale, non in campo secondo me lavorativo, perché qui in campo lavorativo potrebbero anche arrivare delle chiamate se sei alla ricerca di un lavoro. Ok, probabilmente ci saranno proprio delle giornate dove secondo me tanti staranno chiusi in casa a godersi il calduccio. Mi fanno vedere questa situazione, proprio la voglia di, come diceva la nostra prima carta, di starsene tranquilli, di non uscire, di starsene magari davanti a una serie TV. Qui c'è qualcuno che comunque sta pensando a un nuovo inizio, quindi comunque io l'energia del nuovo inizio inerente a questa persona che tu hai in mente, anche se tu non vedi un cambiamento, le carte mi stanno facendo vedere che questa persona sta pensando a un nuovo inizio, si sta rendendo conto che questo silenzio comunque non porta a niente di buono, ok? Allora andiamo a vedere i segni. Allora andiamo a vedere i segni zodiacali. Usiamo l'altro mazzo di carte, queste. Allora, andiamo a vedere i segni con i quali interagirai maggiormente durante la settimana che parte il 12 di dicembre. Con quali segni interagirai di più? Allora, abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone, sì, Sagittario, Ariete, Leone, Sagittario. Abbiamo i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, ma qui posso vedere anche il segno dell'acquario e il segno dei pesci. Ok? Questi sono i segni con cui interagirai maggiormente questa settimana. Allora, adesso andiamo a vedere la nostra seconda variante, sempre partendo dalle carte che ho creato io. Ok, quindi ti ricordo che se sei interessato o interessata ad avere le mie carte, mi puoi inviare un messaggio in privato su WhatsApp, il numero lo trovi in descrizione. E andiamo a vedere quindi per la seconda variante, scatoletta rosa, viola, lilla.
vediamo un po', la seconda variante per la settimana che parte il 12 di dicembre. Vediamo un po' quali sono le previsioni. Voilà. Allora, vediamo un po', ne sono cadute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vediamo un po'. Che bella carta. Qui a fondomazzo abbiamo vivi a testa alta, ridici sopra, corri il rischio. Quindi questa carta qui è un po' il fondomazzo di questa settimana per te. Mi parla di libertà, mi parla di leggerezza, di cose positive, di sorrisi, anche della connessione con la natura. Abbiamo tanto il colore azzurro in questa carta. Lei ha un vestito azzurrino, un velo sopra la testa azzurrino, il cielo azzurro, quindi mi parla anche tanto di persone sensitive, di persone che hanno il terzo occhio comunque molto aperto e di persone empatiche, questa carta. Allora, andiamo a vedere le altre. Guarda, tutte carte scritte in azzurro. Per qualcuno potrebbe esserci un fiocco azzurro di un maschietto, perché ho visto che anche tanti di voi mi hanno commentato che tra poco devono partorire, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere questo, eh. Abbiamo due carte scritte anche qua in azzurro, ma come sai, se hai visto la descrizione appunto delle mie carte, sai che le ho scritte proprio in base ai chakra, ai colori dei chakra. Quindi qua mi parlano del terzo occhio, ok? Qualcuno potrebbe studiare durante questa settimana, approfondire una conoscenza, una situazione, mettersi a scrivere un libro, oppure studiare proprio il modo migliore di comportarsi. Poi abbiamo questa carta che mi parla della gestione dei rapporti. Vediamo un po', persone con il cuore aperto abbiamo qui, nonostante che belle carte, veramente veramente belle. Qua abbiamo persone con il cuore aperto, abbiamo persone che tendono ad accontentarsi, ma in senso estremamente positivo. Infatti questa carta è uscita capovolta. Cosa vuol dire? Che comunque ti senti fortunata o ti senti fortunato, ok? O ti sentirai fortunata o fortunato questa settimana per un qualcosa che ti capiterà. Andiamo ancora avanti, ok. Allora, questa carta capovolta potrebbe farmi pensare, ok, ci sentiamo fortunati, ok, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto, Siamo generosi, eccetera, eccetera. Però con questa carta qui, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba per quel che riguarda le finanze, oppure potrebbero esserci purtroppo delle spese, impreviste durante questa settimana, o comunque un ritardo per quel che riguarda un pagamento. Attenzione con questa carta capovolta, ok? E poi abbiamo comunque sempre questa carta che potrebbe parlarmi di te. Quindi di una persona rispettata, di una persona che comunque viene notata come una persona positiva, a modo, eccetera, eccetera. Ok? A me diciamo che la carta del fondomazzo mi riassume un po' l'energia anche della semplicità di questa settimana. Attenzione solo appunto con le finanze, a non fare il passo più lungo della gamba, ma poi è una settimana estremamente positiva. Ok? Andiamo a vedere le carte napoletane cosa ci dicono. Allora, dobbiamo usare queste, non ricordo più. Vabbè, usiamo queste, le giriamo, vediamo un po' la settimana dal 12. Cadono la settimana dal 12 di dicembre per le persone che hanno scelto la scatoletta viola. Cosa possiamo aggiungere? Mi viene anche in mente che con questa festa che c'è qualcuno che festeggia, qualcuno che magari festeggia particolarmente, ecco, Santa Lucia. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora,
Per quel che riguarda il lavoro, ok, secondo me qui state aspettando una somma di denaro, oppure dovete proprio pagare un qualcosa o ci sarà qualcosa, come ho detto prima, proprio a metà settimana che magari avete dimenticato, oppure una bolletta, oppure comunque c'è un qualcosa, questa settimana che potrebbe, magari sono proprio i regali di Natale, eh? Siete magari tanti in famiglia, tanti regali, tanti bambini chiedono. Comunque qua ci sono delle spese impreviste, mi fanno vedere, soprattutto nella seconda parte della settimana, mi fanno vedere questo, le spese impreviste da mercoledì in avanti, ok? Quindi attenzione solo a questo. Potrebbe esserci, beh, potreste essere assolutamente circondati da persone, da amicizie, come ho detto prima, la sfera affettiva io penso che sia... Penso che sia estremamente positivo, oltretutto qua mi fanno vedere il ritorno di persone, magari un'amicizia, una persona che non vedevate da tempo, o la carta delle risate, della felicità, quindi un qualcosa di positivo per tutto quel che riguarda proprio le relazioni con gli altri. Qui non ho carte che mi parlano di solitudine nelle carte napoletane, ho carte che mi parlano invece proprio di godersi la giornata, godersi il momento, bei momenti. Siete forti perché comunque ho carte che mi parlano anche di persone mentalmente che potrebbero fare un lavoro su se stesse, persone lucide, persone che comunque nonostante ci siano delle situazioni da mettere a posto, rimangono lucide, rimangono comunque tutte d'un pezzo, così mi fanno vedere voi così, in questo modo. Mi viene come da dire che fuori siete dure, tutte d'un pezzo, ma dentro siete come le mousse al cioccolato. Mi viene in mente così, mi viene in mente questo. Allora, andiamo a vedere i segni. Allora, andiamo a vedere i segni con cui interagiranno maggiormente questa settimana le persone che hanno scelto la scatoletta lilla. Con chi interagirai maggiormente questa settimana che parte il 12 di dicembre? Abbiamo maggiormente i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, poi abbiamo i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario e qua posso vedere ancora il segno dell'Ariete, molto forte, il segno dei Pesci, poi abbiamo, vabbè, i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ok? Questi sono i segni, diciamo, mancano i segni di fuoco, mi compare solamente il segno dell'Ariete, ok? Gli altri mi mancano, va bene? Queste erano le previsioni per questa settimana, io vi auguro un buon inizio a tutti e un abbraccio, a presto, luce!